Abbiamo detto che il soffitto della chiesa di Santa Chiara originariamente era una volta un cielo stellato, costellato come si faceva poi anticamente a partire dal Medioevo nelle chiese di una certa importanza. Oggi non è più così, il soffitto è ricco di stucchi, stucchi quindi posticci alla costruzione della chiesa, Michele. Sì, ma ci sono stati diversi rimaneggiamenti, perché quello è un po' della seconda metà del Settecento, poi sembra che addirittura anche il corretto delle suore risalga a 1777 e poi l'ultimo intervento, siamo oltre la seconda metà dell'Ottocento, qualche anno prima dell'emissione della legge che portava alla soppressione delle corporazioni religiose. È comunque da puntualizzare che sì, è passato al comune di Manfredonia la proprietà della chiesa con l'annesso convento, però poi subito dopo hanno messo hanno portato su un compromesso per cui hanno dato in fitto alle stesse suore, nominando un prestanome, una signora, una giovanissima donna, hanno praticamente intestato questo fitto in modo che la chiesa ha potuto continuare a essere abitata dalle suore, lasciando che questo numero negli anni andasse diminuendo, perché fu anche una richiesta di una madre badessa di non andare via dal convento, ma di lasciare che la morte le potesse accogliere nel luogo che le ha viste nascere spiritualmente. Ma una cosa interessante, visto che hai parlato, ci hai ricordato quello che dicevamo poc'anzi, sì, della soppressione del luogo, sì, dalla corporazione, dall'ordine religioso, una cosa interessante è che quel luogo, quando non è stato più casa ufficiale delle Clarisse, è diventato tipografia. Ah sì sì sì, non so se è entrata veramente in funzione, però ho trovato documenti presso l'archivio del comune di Manfredonia dove è stato elencato tutto il materiale per la modifica del convento, per farne tipografia. Mi pare che sia entrato anche in uso l'ufficio, gli uffici comunali. E poi dopo c'è stato questo scambio, almeno da quello che ho letto, con il convento di San Domenico, di modo che il comune, almeno questo da quello che ho letto, ma ho seguito relativamente queste vicissitudini legate a San Domenico. Un'altra cosa interessante è che, lo dicevamo prima, il livello della chiesa è superiore rispetto al livello della strada, tant'è che per accedere dalle due porte d'ingresso bisogna fare degli scalini, eccetera. Quindi si nota proprio con gli occhi che quasi il complesso è costruito su una sorta di rialzo, una sorta di collinetta, è così? Sì, ribadisco, non sono un esperto, quindi vado un po' così a naso, sicuramente magari non sono cose esatte quelle che sto pronunciando, ho avuto l'aiuto di un'amica Clitos, e mi ha fatto notare che ci sono delle escrescenze tra le pareti della chiesa, parte esterna, e la pavimentazione, ci sono dei rigonfiamenti che sono delle rocce, e quindi da lì poi ho potuto constatare che è una collina. Non l'ho detto io, tra l'altro, insomma, che è praticamente collocata su una collina attualmente interrata. Interrata. Attualmente è interrata, sì, è stata inglobata. Quindi sì, questo rialzo è perché proprio la chiesa si presenta su una collina. E alcuni anni fa è uscita anche una strada, okay, scomparsa, una strada, l'antica strada che conduceva alla chiesa di Santa Chiara, poi è scomparsa, però vabbè. Non viene. Va bene, sono indagini che si fanno nel tempo, col tempo e nel tempo, anche sono piccole, come ti devo dire, studi, no? Che si costruiscono, sì, infatti, gli studi anche si costruiscono, non vengono tutti improvvisamente, infatti, perché c'è un'illuminazione improvvisa di notte. No, però la strada si è aperta, la ricordo benissimo, nel periodo di Natale di alcuni anni fa, e venne un esperto per ispezionare questa strada, era un gatto. Mi ricordo, beato lui. Ho visto questo gatto entrare dentro questa strada e c'è stato verso. Forse sono le scoperte anche più interessanti, come quella, la storia, no, della mela di Newton,
che ha fatto capire che forse c'era una forza che attirava verso il basso piuttosto che altri tipi di forze, quindi una semplice mela che è caduta dall'albero. Sì, io però insomma non è provocatorio, però provate voi a ritrovare questa strada. Ok, va bene, ci lasci con questo. Non vorrei che da domani sera tutti, ecco, ci mettiamo alla ricerca della strada perduta intorno a Santa Chiara. No, è praticamente in via Santa Chiara. Via Santa Chiara. Sì, si è aperta proprio la pavimentazione molti anni fa ed è uscito fuori questa strada sotterranea che poi è stata valorizzata solo dal gatto. interessante. Però vorrei anche parlare di un'altra cosa interessante oltre alla chiesa, oltre al seminario. Michele, nei miei interventi precedenti spesso ho parlato di seminario, magari anche riferito a Isabella De Florio, quindi la nobildonna, no? Sì. Proprietaria di quell'antico palazzo. Non avevo altra terminologia per indicare il palazzo, che per me oggi il seminario e basta. Insomma, quindi, beh sì, del resto è dagli anni 30. Quindi... Ecco, dagli anni 30, però anche quando io faccio riferimento ad epoche passate, in genere lo identifico sempre come seminario, ma in realtà sappiamo bene, l'abbiamo detto ampiamente, che dagli anni 30 è diventato seminario minore, prima invece era casa della nobildonna, poi è diventato monastero, eccetera, eccetera. Con te ancora per parlare di una storia interessante che riguarda Manfredonia, una bambina di Manfredonia che in quel luogo, adesso tu ci dirai perché c'entra Santa Chiara e il suo seminario con questa bambina, che è Giacometta Beccarino. Una bambina, figlia di una nobile famiglia comunque di origine senese, di una famiglia agiata, diciamo così, agiata senese, la mamma non c'era più, era in vita il padre che lavorava per la corona spagnola, gli aragonesi, e rapita poi dai turchi nel sacco del 1620, quindi quando i turchi giunsero a Manfredonia, 16, 17 e 18 agosto. Adesso se troveremo l'occasione diremo qualcosa su questa storia. Sì, sì. Perché c'entra questa bambina con Santa Chiara e il suo convento? Perché era stata affidata al convento per l'educazione e probabilmente anche per farla divenire, probabilmente anche lei, una clarissa. Ma diciamo l'importanza, secondo me, molti di noi non l'hanno ancora capita e ancora non è di dominio pubblico. Però è diventata, dopo il rapimento, è diventata la preferita del sultano. Io ho potuto scoprire che c'era anche qualcosa di più, erano realmente innamorati tutti e due. E c'è un'altra storia legata a questo amore, infatti ora purtroppo non ricordo, ma si può ammirare un palazzo meraviglioso a Istanbul, mi pare, dove c'è proprio delle sale che il sultano ha fatto costruire appositivamente per la Giacometta Beccarino. E poi dopo con l'avvelenamento non riuscito da parte di un tentato avvelenamento, lei ufficialmente, si dice, abbia voluto ringraziare Allah e quindi dedicarsi, andare alla Mecca, e il sultano gli ha fatto costruire, chiaramente è stato tutto simbolicamente ingigantito, una nave grande quanto una città, intercettata, stranamente, una nave intercettata dai maltesi, 55 galere turche quando sono venute a Manfredonia, non se ne sono accorti, erano distratti. Sì, per questa nave. Erano distratti probabilmente, sì, perché all'epoca probabilmente c'era il rischio a tutti i Mike Buongiorno, che tutti quanti davanti alla televisione a vedere la trasmissione, Mike Buongiorno, quindi si sono fatti passare queste 55 galere vicine, mentre per una nave, e da lì si è perso tutto, perché non entro nei particolari, però si dice che sia morta sul terreno di Malta. Il sultano, arrabbiatissimo perché temeva le ripercussioni politiche per un ricatto, un eventuale ricatto che poteva nascere per il rilascio di una delle sue preferite dell'harem. Ma c'è un'altra storia, infatti, di cui io ora ne sto scrivendo giù un libro, su un libro con relative documentazioni, dove veramente ho scoperto una reale e sincera storia d'amore tra il sultano e la nostra Giacometta Beccarino, che è conosciuta per una strada, oppure per il fatto che era la preferita del sultano.
Il sultano con il quale Giacometta ebbe, diciamo, questa relazione amorosa era Ibrahim, un sultano terribile per quel tempo, ma come ci stai dicendo tu, da cui nacque veramente una storia d'amore. Lui aveva un harem molto vasto di donne, però Giacometta fu preferita come prima donna, tant'è che noi oggi la chiamiamo la Gran Sultana, proprio indicare questa importanza che ebbe per il sultano. La storia dice che abbia rinnegato il cristianesimo, mentre una lettura attenta di alcuni documenti non ancora pubblicati, sono a Roma, no, non ha mai rinnegato al cristianesimo, anzi è stata un'ambasciatrice della nostra fede cristiana. Ho capito. E quindi allora il collegamento con Santa Chiara aveva, alla fine è diventata, che interesse aveva? È diventata monaca? Prima di andare, la rapirono per andare dal sultano? No, presumibilmente aveva circa 10 anni, quindi non aveva... Quando era piccolissima, certo. È stata presa, ho detto, finito lì, dovrebbe essere finito lì a Malta. Siamo con tanti punti interrogativi. Sì, io ne ho per tanti esclamativi. Addirittura? Fortunatamente. I tuoi punti esclamativi in cosa consistono? Così, vedi. Secondo la grammatica, il dettame della grammatica italiana, quelli regolari. Sembra la mia amica Clito, mi ha raccontato molte cose, quindi sì, non mi verrà fuori una bella storia, veramente molto. E allora noi, come dire, ti attendiamo magari per la presentazione del tuo libro con questa storia. Sì, molto molto bella veramente, niente di drammatico, anzi di una delicatezza meravigliosa. Meravigliosa, veramente devo dire, una cosa molto molto bella. Il sacco dei turchi, scusami che ti interrompo, è una storia importante per Manfredoni, in molte occasioni diciamo che c'entra questa storia del sacco dei turchi, perché in parte ci ha colpito molto da vicino, e sono state uccise migliaia di persone per questo, cioè, o meglio centinaia, circa 1735 qualcosa, o 50, 1750 persone sono morte per questo. E poi perché è chiaro, loro in 3 giorni hanno toccato tutti i luoghi, tra cui Santa Chiara, infatti c'è la storia, non lo so se sei nell'ambito delle leggende, ci sei tu che in questo momento vali più di me nei racconti. Sì, c'ero io durante l'attacco dei turchi, dormivo. Esatto, dormivi in macerie. Per cui c'era questo tentativo di, probabilmente, di toccare queste donne presenti in questo luogo sacro, in questo luogo santo. Sì, ma dagli scritti dicono che comunque le clarisse si sono salvate, che fu stabilito un compromesso con il comandante delle navi, perché lui non si spiegava come mai in 3 giorni non arrivavano aiuti. E anche qui c'è tutto un giallo dietro. E qui c'è tutto un giallo dietro. Un giallo dietro che effettivamente era troppo strano. Da costruire. Sì, infatti in maniera molto attenta, molto incisiva, delicata, c'è stato il lavoro di Cosimo Severo della Bottega degli Apocrifi con un piede e mezzo dal muro, dove faceva notare effettivamente dei comportamenti alquanto originali da parte di qualcuno che doveva soccorrere Manfredonia, i manfredoniani, molte cose non si sono spiegate. Purtroppo anch'io mi sono posto queste domande e ho scoperto un'altra storia dietro. Il comandante delle navi era Ali Pascià, quindi sì. Giunse in città, le cronache sono un po' vaghe, si parla di 5.000, 6.000, 7.000 turchi, 4.000, quanti ne erano? Sì, perché se sono reali i numeri delle 55 galere, anche su quello addirittura c'è uno storico che parla di 60 galere, quindi anche sì, su quello sì. Un po' va. Diciamo che orientativamente si va dai 54 ai 60, ora quanti ne sono non lo so, io non c'ero. Diciamo che a differenza del tuo che dormivi, non importava più di tanto, perché ci hanno comunque massacrato. È chiaro. O 55 o 60 comunque ci hanno massacrato e hanno fatto ciò che dovevano fare. La bambina la rapirono l'ultimo giorno, lei secondo le cronache era in casa, che dormiva nel palazzometto, la casa sua. Mi stai facendo una faccia, non sei d'accordo con questo? No, niente, non c'è disappunto, tu dovresti ricordare bene, sei stato tu proprio a prelevarla, tu sei il disappunto che c'è stato, mi hai dovuto anche pagare per stare zitto e portarti via la Beccarina.
Sì, sono un testimone oculare dei fatti. Ma che testimone oculare te la sei presa? Proprio. No, vabbè, e quindi no, adesso certamente anche per sdrammatizzare e per rendere un po' la situazione più leggera. No, hanno è trovato una pagina scura del nostro passato. Sì, perché hanno molte donne le hanno murate vive, sono state scoperte poi delle stanze in più nei secoli, perché hanno ritrovato appunto delle stanze murate. Sì, si sono divertiti, ma c'è stata anche molta incuria. Noi appartenevamo al Regno di Napoli, erano almeno 100 anni che i portoni non venivano restaurati, quindi erano praticamente aperti. Praticamente aperti. Loro infatti non lo sapevano, avevano posto le scale per oltrepassare le mura, ma in realtà le porte si aprivano con molta facilità, assolutamente con molta agevolazione, loro sono entrati. Si dice che molta gente sapeva di questo arrivo, era stata in qualche modo informata, però per non dare un allarme, come dire, oltre misura, perché ormai quello che stavano arrivando, come dire, stava zitta oppure scappava come meglio poteva. C'è dell'altro, sì. Nel tuo libro ne parlerai anche di questo. C'è dell'altro, sì, però credo che verrà legato proprio il vero documento che racconta quello che è successo. Sì, no, c'è dell'altro ancora. Fino a quando poi loro arriveranno al castello. Ci tenevo a sottolineare che questo è il sacco dei turchi del 1620, tutti lo ricordiamo, abbiamo speso un po' di parole relativamente a questo, perché comunque sono i nostri progenitori che hanno sofferto in questo senso. Ma un altro avvenimento tragico, che purtroppo l'abbiamo dimenticato, come tutti gli avvenimenti della nostra vita, può capitare che ricordiamo da bambini di aver fatto delle cose e dimenticato di aver fatto delle altre, mi stavo un attimo inceppando. Abbiamo dimenticato il terribile attacco del 1528 da parte del maresciallo francese di Lautrec. Quello è stato terribile, dove molta gente anche lì è morta e dove ci sono state battaglie vive. Ecco. Quindi non c'è stato solo questo attacco del 1620, ma anche questo del 1528. Allora io chiuderei sulla storia di Santa Chiara, del seminario minore arcivescovile. Oggi il rettore di quel seminario è Don Salvatore Miscio, e abbiamo detto che i ragazzi poi si preparano, qualora abbiano la vocazione, ad andare al seminario maggiore di Molfetta. Ringrazio Michele Telera, professore d'orchestra. Michele Basso, ricordiamo anche Don Fabio, il vice rettore. Don Fabio. Flautista, tra l'altro. Sì, vice rettore del seminario. Anche flautista. Ok. Sì. E l'appuntamento allora giovedì prossimo con una nuova puntata di Aditus, la nostra storia.